Beh, gli obiettivi è di rendere sempre più fruibili e integrate tre infrastrutture, porto, aeroporto, interporto, che potrebbero fare la differenza nell'economia e nell'attrattività della nostra regione, invece finora non hanno espresso le loro reali potenzialità. La novità è che finalmente dialogano, il dialogo non c'era mai stato, anche in maniera inconcepibile, perché tre infrastrutture così importanti, così costose e così strategiche dovrebbero presentarsi, e anche così vicine dovrebbero presentarsi insieme al mercato di chi può e anche ambisce ad utilizzare queste infrastrutture stesse per la crescita economica sociale dei passeggeri e delle merci, quindi gli imprenditori e tutti i mercati. Ripeto, sono mercati che devono essere intercettati, vanno ad essere centrali per un territorio e anche per una dorsale che al di sopra di Bologna non ha grandi hub che possono essere fruibili e competitivi. Ci sono nuove risorse finanziarie, ma si stanno scoprendo tante altre risorse. Noi ci stiamo vedendo sistematicamente, praticamente ogni 15 giorni, ogni mese, e devo dire che nell'ultimo appuntamento abbiamo avuto anche il piacere di avere con noi il viceministro Bignami e Merci Italia, e queste risorse, che sono risorse intellettuali, di conoscenze, di scambio, di sinergie, sono fondamentali, perché poi sono quelle che fanno la differenza per intercettare e soprattutto intercettare flussi di merci e di passeggeri e rilanciare anche nella competitività un territorio. I privati vanno coinvolti nei limiti sempre del rispetto delle leggi, delle normative e dei ruoli, perché credo che poi queste infrastrutture servano proprio ai privati, cittadini e imprese per poterne usufruire.